Professor Peter Roche de Coppens. Lei è sociologo, antropologo e psicologo. Nato in Svizzera e cittadino statunitense. Docente di sociologia all'Università di Strasburg, in Pennsylvania. Autore di numerosi libri ed articoli in 5 lingue sul cristianesimo esoterico e lo sviluppo della nuova coscienza. Membro, tra l'altro, dell'Accademia delle Scienze di New York e consulente spirituale alle Nazioni Unite. Per cominciare, secondo lei, cosa c'è dietro la crisi mondiale che stiamo attraversando a tutti i livelli e che culmina spesso in violenze e guerre? Oggi viviamo in un'epoca molto particolare, con dei pericoli molto reali e delle opportunità incredibili. Noi viviamo in un periodo dove tutte le contraddizioni, tutti i paradossi, tutte le antinomie stanno venendo fuori a galla e scoppiando. Ci sono molte ragioni. Una prima ragione è che oggi c'è proprio un'esplosione di energia. La Terra, le persone vengono inondate con nuove energie che permettono alla persona di fare tutto quello che fanno in un modo più rapido, in un modo più intenso, in un modo più forte. Quindi che cosa succede? Succede che c'è possibilità per più amore, che c'è possibilità per più odio, c'è possibilità per più creazione o distruzione. Quello che succede è che all'inizio generalmente gli esseri umani cadono più nel negativo che nel positivo. Non sanno ancora gestire queste nuove energie, questi nuovi stati di coscienza. E quindi noi troviamo nel mondo, purtroppo, un'esplosione di guerra, di violenza, di aggressività, particolarmente a livello della famiglia, tra l'altro. Questo è un altro punto molto importante, non solo nel mondo, nelle strade in Bosnia o nel Medio Oriente, ma particolarmente nelle famiglie. Ora, perché la pace possa veramente stabilirsi sulla Terra, e questo è il mandato delle Nazioni Unite, io penso che esiste una condizione sine qua non, una condizione fondamentale. E su questo feci già una conferenza alle Nazioni Unite di New York alcuni anni fa. La pace nel mondo può solo esistere quando ci sarà la pace e l'armonia nell'essere umano. Io penso che oggi quello che noi stiamo vivendo è l'esame di maturità dell'umanità. È l'esame che ci permetterà di passare dall'infanzia, dall'adolescenza, alla maturità. E che la maturità per gli anziani, per i saggi, per le tradizioni spirituali, volevano sempre dire aver sviluppato la propria coscienza spirituale. Perché senza coscienza spirituale uno non può rispondere alla domanda più fondamentale, più essenziale che esiste. In altre parole, chi sono io? Da dove vengo? Dove vado? E che cosa sono venuto a fare sulla Terra? Oggi noi vediamo una contraddizione incredibile, che le cose peggiori e le cose migliori stanno succedendo uno accanto all'altro e a volte simultaneamente. Questo è perché ci si sta aprendo sia la parte inferiore sia la parte superiore dell'essere umano. Quindi noi vediamo veramente che cosa? Vediamo la bestia, l'uomo e il Dio che stanno uscendo. Dal mio punto di vista, io penso che sia le cose brutte che le cose belle hanno un significato, hanno un senso, hanno un valore. Cioè, niente accade a caso, niente è perso, tutto ha un significato. Infine, io penso che la cosa più importante oggi, ne parleremo poi dopo, è di imparare a vivere coscientemente, ossia in un modo responsabile, in un modo autonomo, in un modo produttivo, in un modo gioioso. Il grado di consapevolezza in relazione alle azioni che si compiono è differente per ogni individuo? Certo. C'è soprattutto una relazione molto stretta, molto intima, fra consapevolezza e coscienza. Più la persona innalza la propria consapevolezza, più diventa cosciente e diventa responsabile di quello che fa, perché si rende conto che quello che fa agli altri lo fa a se stesso.
che effettivamente nella realtà tutto è interconnesso ed interagente. Quindi che se uno fa delle cose buone, riceve cose buone, fa cose cattive, riceve cose cattive. Quello che uno semina torna sempre indietro. Ma penso che se noi guardiamo l'universo, l'universo è in espansione oggi, questo lo sappiamo, le galassie si allontanano le une dalle altre. La coscienza umana è in espansione. Questo vuol dire che noi possiamo conoscere di più, amare di più e creare di più. Oppure conoscere di più, odiare di più e distruggere di più. Però c'è sempre un legame fra l'oggetto e il soggetto. Più andiamo in su, più questo legame diventa palese, diventa cosciente. Più andiamo in giù, più c'è una separazione. L'individuo si sente non più collegato con il reale, con gli altri, fa cose che poi ritornano indietro e causano sofferenza sia agli altri che a se stessi. Sulla Terra ci sono vari tipi di persone che non percepiscono la realtà assolutamente allo stesso modo. Per descrivere questo io ho sviluppato un'immagine, l'immagine dell'uomo grattacielo, che sarà fra l'altro il titolo di un mio prossimo libro che uscirà in Italia. Se una persona guarda fuori da un grattacielo al primo piano, al decimo piano, al ventesimo piano e c'è un grattacielo dietro a noi, assolutamente non vede le cose allo stesso modo. Questo è allo stesso tempo sorgente di molti conflitti, di non potersi capire, di sofferenze eccetera, però anche è l'oggetto di un arricchimento enorme. In questo grattacielo c'è un ascensore che può scendere e salire. Quando si sale si vedono le cose in un modo più globale, quando si scende si vedono in un modo più miope. Quando si sale siamo uniti e siamo consapevoli dei legami che ci uniscono, quando scendiamo invece siamo separati e pensiamo che possiamo essere felici mentre gli altri non possono essere felici. Siamo sempre a Ginevra, questa volta sul lago con il simbolo distintivo di Ginevra che è la fontana. Questa fontana può anche rappresentare la nostra coscienza, che più si innalza più cambiano le nostre percezioni della realtà, o se si abbassa la stessa cosa succede. Come fa l'acqua della fontana di Ginevra a salire? Come fanno le cose ad evolvere? Penso che ci vuole energia, ci vuole sforzo, ci vuole esperienza. Però la grande chiave per far salire l'ascensore della coscienza è veramente l'amore. L'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo, anche l'amore verso se stesso. Che cosa è l'amore? L'amore è la capacità di entrare in giusta relazione con qualche cosa che sta al di fuori di sé per poter fare scambi. E facendo scambi noi possiamo diventare più di quello che eravamo prima. Quindi le due grandi chiavi sono l'amore verso Dio, che è la preghiera.
La preghiera è un modo di entrare in contatto con la luce e il fuoco divino, con le energie spirituali che provengono dalla scintilla divina, che quando scendono in noi fanno salire la coscienza. L'amore verso il prossimo è che quando uno dà di se stesso a un altro, crea un vuoto. Questo vuoto viene riempito dalla dimensione verticale e quindi fa salire la coscienza. Ma tutta la vita, effettivamente, è un modo di far crescere la coscienza. Nella vita, ovviamente, la coscienza si innalza, si abbassa, si innalza di nuovo, si abbassa. Però complessivamente è come se seguisse una spirale. Si fanno due passi in avanti, uno indietro. Si possono anche fare due indietro, uno in avanti. Però penso che da tutte le esperienze possiamo imparare e da questa energia possiamo crescere, fare espandere la nostra coscienza e diventare più di quello che noi siamo. Ecco, ci troviamo ora a Losanna, specificamente a Chailly, e in questo momento siamo davanti all'École Nouvelle de la Suisse Romande. Questa è una scuola dove esattamente 45 anni fa, nel 1950, io venni come studente e che marcò un punto importante del mio tragitto che ho fatto in Svizzera. Mi ricordo che proprio è un pezzo della mia infanzia che è rimasto impresso nella mia mente, nella mia memoria e anche in tutto quello che faccio. È proprio un pezzo della Svizzera e ne sono successe letteralmente di tutti i colori qui. Mi ricordo ad esempio che già a quell'epoca ero ancora molto giovane, avevo circa 10-12 anni, cioè 12-13 anni per essere precisi, io facevo aerei a reazione, che erano piccoli aerei di balsa, di legno, però che alla fine avevano delle bombe. E se c'era un maestro che era cattivo, che non faceva il suo dovere, non ci piaceva, io mi arrangiavo per mandargli uno di questi aerei che andava nella sua camera, la bomba scoppiava e gli mandava tutte le sue, i suoi libri, le sue carte per aria. Thank you.
Losanna Vevey. Siamo arrivati nella città nella quale sono nato. Questa città è una città molto particolare perché si trova proprio su alla base del lago Lemano, quindi abbiamo il lago davanti e abbiamo le montagne di dietro, montagne molto importanti che mi hanno sempre ispirato molto. Guardando le Roche de Nez, io ho sempre avuto questo anelito di salire sulle vette, non solo a livello fisico, ma anche a livello umano e poi a livello spirituale. Quindi il lago, la montagna, la città sono una trinità molto importante. A livello del simbolismo, il lago rappresenta la natura emotiva della persona, le montagne rappresentano lo spirito della persona, l'anelito verso l'alto, verso Dio, e la città rappresenta l'io umano, la personalità. E io sono arrivato in questo mondo, proprio in questo bellissimo posto di Vevey, ed è sempre un regalo, in un certo senso, per me di tornare in questo posto che ha energie particolari e che evoca tanti souvenir, tante memorie e tante belle immagini. Professor De Koppens, lei dice che la soluzione dei problemi, compresi quelli economici e politici, non si trova su un piano orizzontale, ma verticale. Può spiegarci cosa intende? Certo, Roberto Assagioli diceva: in basso non ci sono più soluzioni, in alto non ci sono più problemi. Il mondo nel quale noi viviamo è in piena trasformazione e richiederà delle trasformazioni personali, degli adattamenti non indifferenti. Tra l'altro, dal punto di vista di avere sempre di più, noi andiamo verso un punto di vista dove dovremo contentarci con meno. Cosa succede? Che quando una persona sale in dimensione verticale, trova la ricchezza interiore. Quindi il bisogno di avere tante cose esteriori, di avere tanti oggetti di consumo, eccetera, diminuisce, perché trova una ricchezza interiore. Se invece scende a livello di coscienza, si appoverisce interiormente, allora ha bisogno di più cose esteriori. In sostanza, salendo, possiamo vivere in un modo molto semplice esteriormente, perché abbiamo una ricchezza interiore. Se invece scendiamo, andiamo in giù, abbiamo sempre bisogno di più cose esteriori che ci danno sempre meno. Quindi la soluzione è salire in alto. Tra i problemi attuali, i più pericolosi sono forse quelli scaturiti da una visione settaria, integralista delle religioni. Cosa ne pensa? Dunque, la religione è una dimensione della vita che tocca l'essere umano in un mondo molto profondo, molto forte e anche inconscio. È per questo che una volta si diceva che non bisognava parlare di religione con altre persone. In quanto all'integralismo, ci sono due modi di vedere la religione. Uno è di prendere la religione letteralmente, l'altro è di prendere la religione a livello simbolico, analogico. Per esempio nel buddismo noi abbiamo la tradizione Hinayana che dice prendere le cose alla lettera letteralmente e la tradizione Mahayana che dice no, quello che noi leggiamo è un simbolo, una metafora, un'analogia da capire, da interpretare. Il pericolo dell'integralismo è che la lettera, se uno diventa ossessionato con la lettera, uccide lo spirito. Cioè fa proprio l'opposto di quello che i testi sacri o l'insegnamento dice a uno di fare. E questo rappresenta un pericolo vero e reale per l'umanità. Ovviamente sull'uomo grattacielo l'integralismo si trova in basso. E l'interpretazione simbolica, analogica, metaforica si trova in alto. Quindi cosa fare davanti all'integralismo? Salire in su.
elevare il proprio livello di coscienza, dove questi simboli cominciano di nuovo a parlarci e a svelare i loro misteri. Non uccidere lo spirito con la lettera. Secondo lei la religione d'appartenenza, qualunque essa sia, è utile per la crescita spirituale di un individuo? Certo, anche qui esiste un paradosso. Esiste una religione in alto e tante religioni in basso, un Dio con tanti nomi. Per me non è a caso che una persona nasce in una religione piuttosto che in un'altra. Tutte le grandi religioni hanno un fondo essenziale in comune. Penso che, siccome non è a caso che noi nasciamo in una religione piuttosto che un'altra, invece di saltare da una religione a un'altra, la cosa da fare è di andare in profondità nella propria religione, trovare le proprie radici, non essere più, in altre parole, un orfano spirituale. Se una persona trova la parte esoterica, la parte profonda, la parte spirituale nella propria religione, allora se è voluto, se è parte del suo destino, può anche andare verso altre religioni. Ma penso che la prima cosa da fare è di accettare la propria famiglia, il proprio paese, le proprie origini e la propria religione. Continua il nostro viaggio, siamo sempre a Vevey, dietro a me c'è la chiesa dove sono stato battezzato e la chiesa dove ho fatto dei fuochi d'artificio quando ero bambino per cercare di dimostrare a livello fisico quello che succedeva per me ad un altro livello. Io da bambino, più o meno dall'età di 2,5-3 anni fino a 6-6 anni e mezzo, vivevo in due mondi, nel mondo fisico e nel mondo spirituale. E riuscivo a vedere tante cose che pensavo che tutti vedessero, però che infatti tutti non vedevano. E siccome non riuscivo a comunicare con le persone e a farle capire cosa vedevo, un giorno, quando mia sorella aveva portato dei fuochi d'artificio a casa, io dissi: ah, qui c'è la possibilità di riprodurre nel mondo fisico quello che io percepivo in un altro mondo, in un'altra dimensione. Quindi cosa feci in questa bella chiesa? In questa bella chiesa presi delle grosse candele e misi sotto dei fuochi d'artificio, con la miccia molto vicino alla miccia della candela. Così che una volta accesa la candela ti si accendevano i fuochi d'artificio e si riproduceva nel mondo fisico quello che io vedevo in un altro mondo, che era come un fuoco d'artificio di colori e di forme. E quindi è un posto che ha un significato molto profondo e molto bello per me. Professor De Koppens, lei è uno studioso delle tradizioni e delle lingue di vari popoli e un profondo conoscitore delle antiche sacre scritture. Potrebbe spiegarci il significato delle parole Apocalisse e Armageddon? Questi due termini possono essere interpretati in vari modi. Anzi, tutti i simboli, tutti gli archetipi, tutte le parole sacre hanno non una interpretazione, implicazione ed applicazione, ma tante. Ovviamente c'è una grande distinzione fra quello che succede nel mondo esteriore, nel macrocosmo, e quello che succede nel mondo interiore, nel microcosmo.
se uno prende questi due termini alla lettera, l'Apocalisse è la fine del mondo, Armageddon è la terza guerra mondiale. Ma a livello simbolico, a livello archetipale, anche a livello etimologico, la parola Apocalisse vuol dire la rivelazione di una verità nascosta. Non è un avvenimento esteriore, è un avvenimento interiore. Tutte le tradizioni sacre hanno adoperato avvenimenti interiori, esteriori, per portare le persone a capire cosa succedeva all'interiore di sé. Quindi Apocalisse vuol dire, a questo livello, a livello esoterico, l'apertura dell'inconscio e l'apertura del supraconscio, l'apertura dell'inferno, l'apertura del paradiso. Due porte che ci portano in altre dimensioni, quindi non cosa esteriore, ma un fenomeno interiore che dobbiamo vivere tutti. Armageddon non è la terza guerra mondiale, bensì a livello del microcosmo, a livello analogico, è la guerra fra l'io e il sé, fra la natura inferiore della persona, se vogliamo la personalità, e la natura superiore, il sé o, se vogliamo, l'anima. E questo è arrivato a un certo punto di evoluzione. Tutte le persone saranno tirate fra queste due forze contrarie. Quindi Armageddon e Apocalisse sono avvenimenti interiori, non esteriori, e hanno tanti significati. Mont Pèlerin, ecco il nome del monte dove ci troviamo ora. Giù c'è la città di Vevey. E alle mie spalle vedete una montagna con un po' di neve e le nuvole intorno, che si chiama Les Rochers de Neige. Questa è la montagna che mi ha ispirato, quando ero bambino, ad aspirare alle vette, a sviluppare il grandisio dell'eccellenza. Mia famiglia aveva una casa sul Mont Pèlerin e una casa alla Tour de Paix, e noi facevamo l'alternance, un po' l'uno, un po' l'altro. Ritornare su questi luoghi è un'esperienza molto forte per me, come lo sarebbe anche per voi, di ritornare nel vostro luogo natale. Questo sono io nella mia prima infanzia, quando vivevo in questi due mondi separati, il mondo fisico e il mondo spirituale. Ho lo sguardo molto intenso in quanto cerco di capire cosa mai sono venuto a fare su questa terra. Questo sono di nuovo io con mio padre e mia madre nella nostra casa di la Tour de Paix a Vevey. Questo sono io quando volavo a Long Island, a New York, con un piccolo aereo che era un Piper J3.
Questa invece è la mia madre spirituale a Parigi, Lydie, che per 30 anni è stata veramente una guida e un'illuminazione per me. Qui sono con mia madre spirituale, Lydie, a Parigi e ovviamente molto felice. Questa è una foto delle Alpi di Siusi, dove ci troviamo ora, presa molti molti anni fa, quando venni qui verso la fine degli anni 40 per la prima volta nella mia vita. Questa è una foto di Isfahan nell'Iran, dove ho trovato un maestro spirituale della tradizione zoroastriana, mazdeana, che mi ha insegnato il famoso yoga iraniano. Questo è Maria Teresa, la mia compagna, che sta scendendo dal dietro della mia casa in Pennsylvania, casa nella quale abito ancora oggi. Questo sono io con Maria Teresa, ci troviamo a Montreal, sul Mont Royal, una vista del Mont Royal, e si vede un po' la città dietro. Questo sono io nel mio studio della Pennsylvania, della mia casa della Pennsylvania, dove scrivo la più parte dei miei articoli e dei miei libri. Questa è una delle ultime foto fatte con mia madre a Milano, prima della sua morte nel 1991. Qui sono nel Quebec con Raphaël Payeur, che è diventato un buonissimo amico e che lavora esattamente sullo stesso canale mio, che è essenzialmente quello del cristianesimo esoterico. Qui sono davanti alla tomba del Frère André a Montréal, nella grande cattedrale, l'Oratoire de Saint-Joseph. Il Frère André era un grande santo guaritore che ha guarito più di 40.000 persone. E la sua tomba, fatta di marmo nero, è estremamente carica di energie che hanno una forza straordinaria. Qui mi trovo con dei carissimi amici, il dottor Jacques Peset e la sua moglie, a Parigi, alla fondazione Hahnemann, dove vado da circa 10 anni per fare ricerche e per fare conferenze e seminari. Qui mi trovo davanti a un edificio della mia università, dell'Università della Pennsylvania, a East Strasburg, con due distinte persone. Nel centro c'è l'inventore del microchip, Orest Bedridge, e alla mia destra c'è Jim Gilbert, che è l'attuale presidente della mia università. Io mi trovo ovviamente sulla sinistra qui. Infine qui mi trovo a Montreal, a casa di un uomo molto particolare, Daniel Lemieux, che è tra l'altro un grande veggente e una persona che lavora con bambini handicappati e che lavora anche con gli spiriti della natura. Professore, lei è stato un allievo di Roberto Assagioli, il fondatore della psicosintesi. Quanto egli ha influito sulla sua vita, sulle sue scelte e convinzioni? Dunque, io incontrai Roberto Assagioli nel 1972. Quando presi conoscenza della psicosintesi, mi resi conto che Assagioli aveva fatto esattamente quello che io volevo fare, cioè aveva sviluppato una filosofia integrale della vita che riconoscesse la dimensione spirituale e le desse un valore veramente centrale. Io andai a Firenze per incontrare Roberto Assagioli. La prima cosa che notai è che non era tanto quello che lui diceva o quello che lui faceva che era l'elemento fondamentale. L'elemento fondamentale era veramente la sua presenza, quello che emaneva, quello che irradiava alle persone che gli stavano attorno. Nella sua presenza io sentivo la mia mente che era vivificata, il mio cuore che diventava infuocato e le mie energie vitali che erano molto dinamizzate. Roberto Assagioli mi diede l'impulso fondamentale per portare la dimensione spirituale nella psicologia e più particolarmente nella psicoterapia. Difatti lui mi insegnò i rudimenti della psicosintesi e fece il mio training personale per una psicosintesi personale.
Poi mi suggerì di ritornare all'università e di conseguire una laurea per poter praticare la conoscenza e gli strumenti che aveva messo a mia disposizione. La psicosintesi è sempre più riconosciuta nel mondo sia come una scuola di psicologia che come un metodo di psicoterapia. Forse in Italia è meno conosciuta che in altri paesi. Uno non è mai profeta nel proprio paese, questo è un vecchio detto che anche a Sagioli ripeteva. La specificità della psicosintesi è che la psicosintesi riconosce la dimensione spirituale dell'essere umano e dà molto importanza alla volontà. Cioè dice alla persona, se vuoi far progressi, se vuoi crescere o se vuoi guarirti, devi fare sforzi, devi lavorare. Cioè devi assumere il controllo del tuo essere, della tua vita e di quello che sta succedendo. Se noi guardiamo un po' la panoplia di quello che si fa oggi in psicoterapia, si incomincia ovviamente con la psicopatologia, persone che non possono avere un lavoro normale, relazioni con altre persone, una vita di famiglia. Poi viene la sociopatologia, dove una persona non ha gli strumenti, l'educazione, la formazione per potersi integrare nella società e avere una vita normale. Dopodiché segue la crisi esistenziale, crisi nella quale una persona funziona nella società, ha un lavoro, ha relazioni stabili, ha una famiglia, ma si chiede il perché della propria vita. Si chiede cosa è più importante, cosa non è importante, cosa è bene, cosa è male per se stessi. Poi vengono le crisi di crescita. Quando una persona passa da un livello di coscienza a un altro livello di coscienza, temporaneamente la personalità risulta disorganizzata. Nuove energie scaturiscono che devono essere integrate sia dalla psiche che dal sistema nervoso, dal sistema endocrino di questa persona e che della sua rete sociale nella società. Infine abbiamo crisi che precedono, che arrivano con e che seguono il risveglio spirituale. La specificità della psicosintesi non è tanto di lavorare a livello della psicopatologia o della sociopatologia o anche della crisi esistenziale, ma è veramente focalizzata sulle crisi che precedono, che vengono con e che seguono il risveglio spirituale. Lì ha una contribuzione distintiva unica da fare. E la psicosintesi riconosce che quando una persona risveglia energie spirituali, sviluppa delle sindromi, sviluppa dei sintomi che potrebbero essere visti come nevrosi, psicosi, psiconevrosi, che però la loro natura, le loro origini sono ben differenti, quindi il modo di intervenire dovrebbe anche essere molto differente. Infine la psicosintesi è veramente un approccio olistico che guarda l'essere umano in tutte le sue dimensioni e in tutte le sue sfere di attività, quindi integra sempre altri livelli, sia a livello basso, materia, che a livello alto, spirito. È un approccio veramente olistico, sia a livello teorico come sistema di psicologia, che a livello pratico come sistema di psicoterapia. Ha avuto un impatto decisamente fondamentale nella mia vita e lo ha tuttora. Lei parla della scintilla divina in noi citando una leggenda indiana. Può raccontarcela? In tutte le grandi tradizioni religiose e spirituali esiste una leggenda che assume forme differenti ma la cui sostanza rimane sempre la stessa. Questa leggenda indiana è la seguente. Il capo degli dèi una volta chiese a tutti gli dèi di incontrarsi per discutere di un argomento molto importante. Lui disse che gli dèi avrebbero dato all'essere umano la cosa più preziosa che esiste, che è una parte di loro stessi, una parte della divinità. Però che si chiedevano come potevano fare perché l'essere umano non scoprisse questa parte così importante troppo rapidamente. E ogni dio fu invitato
a dare un'idea dove si poteva nascondere questo mistero dei misteri, questo tesoro dei tesori che è la scintilla divina, la parte della divinità che abbiamo ognuno, ogni essere umano ha in se stesso. Un dio suggerì di andarlo a nascondere nei deserti profondi dove faceva caldissimo, altri in cima a montagne dove l'aria si fa rarissima, il freddo è molto molto grande. Un altro ancora suggerì di andare sotto in fondo ai mari, dove nessun essere umano e nessun ingegno creato da un essere umano potesse andare. Un dio ebbe un'idea geniale, disse: perché non nascondiamo questa scintilla divina, questa parte di noi stessi, nell'uomo stesso? Lui penserà di cercarla ovunque, ma non penserà mai di andare a cercarle all'interno e nel centro del suo proprio essere e coscienza. L'uomo è un grande mistero. Questo mistero viene percepito oggi come un mistero multidimensionale. Già da molto tempo le religioni, le tradizioni sacre, particolarmente le religioni esoteriche, l'alchimia, l'ermetismo, la cabala, i rosicruciani, eccetera, dicevano che l'essere umano è composto da quattro elementi. Questi quattro elementi, terra, acqua, aria, fuoco, rappresentavano vari livelli energetici e vibratori dell'essere umano. L'acqua è il corpo fisico ed eterico, l'energia eterica. L'acqua è la dimensione emotiva dell'essere umano, della realtà. L'aria è la dimensione mentale, il fuoco era la dimensione spirituale. Le tradizioni che hanno una visione dell'uomo, essendo costituito da sette piani e sette energie, hanno suddiviso lo spirito, la dimensione spirituale, la dimensione mentale e la dimensione emotiva in due parti, quella superiore e quella inferiore. Oggi la scienza, che parte dal basso per salire in alto, come la religione e le tradizioni sacre scendono dall'alto per andare verso il basso, questi due grandi approcci verso la realtà si stanno incontrando e la scienza ha scoperto e sta scoprendo che l'essere umano è molto più complesso di quello che si pensava, che è un essere multidimensionale con livelli energetici e livelli vibratori che possono essere distinti in vari livelli, varie classificazioni. Quelle più correnti che adoperiamo oggi è il livello eterico o vitale, il livello emotivo, il livello mentale e il livello spirituale. La medicina, per esempio, oggi già è arrivato al punto di dire, e penso a vari medici francesi, che dicono appunto che la medicina del futuro non sarà una medicina del corpo fisico, bensì una medicina dei corpi energetici. E molte delle medicine alternative come l'agopuntura, l'omeopatia, la fitopatia, il massaggio e la pranoterapia agivano non tanto sulla parte fisica dell'essere umano, sul corpo fisico, bensì agivano sui corpi energetici, sulla parte sottile, vibratoria, energetica dell'essere umano. Quindi noi siamo in un processo tramite il quale scopriamo che siamo molto più complessi di quello che noi pensavamo e che la nostra essenza effettivamente è fatta da energie, da vibrazioni e da forze sottili che poco a poco stiamo riscoprendo e delle quali dobbiamo tenere conto.
L'essere umano, come avevamo già detto, è un essere multidimensionale. Le grandi tradizioni hanno sempre detto che l'essere umano è composto di quattro elementi: terra, acqua, aria, fuoco, che corrispondono al piano fisico, emotivo, mentale e spirituale. Tutti questi piani sono importanti per la salute di un essere umano. Effettivamente il corpo fisico è uno specchio dell'anima, della psiche. Tutto quello che succede in alto alla fine viene somatizzato o obiettificato a livello fisico. Quindi c'è veramente una connessione molto intima fra corpo, psiche e anima, fra la parte fisica del nostro essere, la nostra coscienza, e la parte superiore della nostra coscienza. La linea causale è generalmente la seguente: lo spirituale ha un impatto sul mentale, il mentale ha un impatto sull'emotivo, l'emotivo ha un impatto sul vitale, l'eterico, e il vitale e l'eterico tramite il sistema nervoso centrale, simpatico, parasimpatico e tramite le ghiandole endocrine hanno un effetto sul corpo fisico. Quindi per la salute veramente che cosa è? La salute sul piano fisico è la forza e la capacità del nostro corpo di fare quello che gli richiediamo di fare. A livello emotivo la salute è il coraggio e apprezzare la vita, avere voglia di fare piuttosto che avere voglia di dormire o di scappare. A livello mentale la salute è la chiarezza, la comprensione, capire cosa sta succedendo all'esteriore e all'interiore. A livello spirituale la salute è l'amore della vita e l'apprezzamento per questo dono straordinario che è la vita. Quindi l'essere umano può ammalarsi in ognuno di questi livelli. A livello spirituale non può ammalarsi, ma può disconnettere la parte spirituale dalla parte psichica e dalla parte fisica. Quindi oggi noi dobbiamo stare attenti di curare il sintomo fisico, ma anche la causa, che molto probabilmente non è fisica, è psicologica o anche può essere spirituale. Tutto ha un effetto su tutto, quindi tutto è importante. Questo penso è il grande messaggio della medicina odierna. Cosa intende quando parla di allineamento tra i vari corpi energetici? Per i greci lo stato ideale di una persona era lo stato di armonia. L'armonia per i cristiani era la pace profonda. La pace profonda, l'armonia, la vera salute, che cosa sono? Sono l'allineamento di tutti i corpi dell'essere umano con il suo sé spirituale. Ossia che il sé spirituale si può manifestare le sue energie, la luce, il fuoco e la vita, a livello spirituale, a livello mentale, a livello emotivo e a livello fisico. Quando c'è libera circolazione dell'energia e della luce, c'è salute, perché c'è connessione. L'essere umano a questo punto è unito a Dio, è unito al sé. Tutte le parti hanno una connessione con le altre parti. La malattia che cos'è? È la separazione, è un cortocircuito, così che la luce, il fuoco, le energie si bloccano e non possono più circolare da un livello a un altro livello, da un centro psicospirituale a un altro centro psicospirituale, da un corpo energetico all'altro corpo energetico. Quindi la nuova concezione della salute è proprio quella della pace profonda, dell'armonia, della giustizia anche, dove ogni parte gioca il suo ruolo, contribuisce quello che deve contribuire e rimane connesso con il tutto. La malattia invece è la separazione, il cortocircuito, il bloccaggio che impedisce alla luce, al fuoco, alle energie, al sangue, alla linfa di circolare fra una parte del nostro essere e un'altra parte. Ristabilire la pace, l'armonia e ristabilire la salute. È la vera terapia. La vera terapia voleva dire il psicoterapeuta era il guaritore dell'anima. È la persona che riusciva ad aiutare un'altra persona a riconnettersi coscientemente
con tutti gli aspetti e le parti del suo essere, centri psicospirituali, corpi energetici, dimensione spirituale, mentale, emotiva e fisica. E questo mi sembra una cosa molto interessante e anche molto olistica o completa. Nel suo libro Vivere sani in un mondo malato, lei dice che non è la razionalità che aiuta a guarire, ma l'intuizione. E fa anche una distinzione fra intuizione ed immaginazione. La sfida della nostra epoca, oggi, è di andare oltre alla razionalità verso l'intuizione e di attivare l'intuizione e di risvegliare la coscienza spirituale. Questo perché? Per varie ragioni. Innanzitutto noi abbiamo una sovrascelta. Siamo bombardati da tutte le parti con un'infinità di scelte. Quindi come sapere qual è la scelta giusta? Qual è la scelta che meglio si addice alla nostra personalità, alla nostra evoluzione, alla nostra crescita, eccetera? Da un'altra parte però c'è anche la corruzione degli esperti. Quando una persona va a chiedere aiuto e consiglio a una persona che ha i diplomi, che ha fatto gli studi, eccetera, eccetera, come fa a sapere che questa persona è competente ed è buona? Ossia, come si fa a sapere che questa persona veramente fa i nostri interessi e non altre cose? Non è facile. Poi c'è la crisi della fiducia. In chi possiamo aver fiducia e a che livello? Con una situazione di questo genere, io sono convinto che fra 3, 5, 10, 15 anni, se una persona non avrà sviluppato la propria intuizione, si troverà funzionalmente parlando nella stessa situazione che una persona che è analfabeta si troverebbe oggi, cioè non potendo leggere e scrivere e completamente alla merce degli altri, di quello che viene dal di fuori e non è più guidata dal dentro, non può più essere fedele a se stessa. Come sviluppare l'intuizione? Non è una cosa facile. L'intuizione non adulterata, l'intuizione vera, è sempre corretta, è sempre giusta. L'intuizione è avere un problema, una domanda e trovare la risposta a questa domanda, a questo problema, senza passare attraverso i passi logici o empirici che la ragione richiede per arrivare a una conclusione. Se quindi l'intuizione veramente funziona, la risposta è giusta. Se mischiamo la nostra intuizione con altre funzioni ed energie della psiche, con l'immaginazione, le emozioni, i desideri, le paure, gli impulsi, allora l'intuizione non funziona più, ovviamente. Cosa fare per sviluppare l'intuizione? Ci sono varie cose che uno può fare. Prima di tutto dare l'importanza all'intuizione che essa veramente merita. Rendersi conto che sviluppare l'intuizione è importante. Poi bisogna dare tempo, energia, attenzione allo sviluppo dell'intuizione. Bisogna sapersi focalizzare su una cosa, fare del proprio meglio e poi lasciare andare. Magari dormirci sopra. Un'altra cosa che aiuta molto allo sviluppo dell'intuizione è ascoltare il silenzio, fare il vuoto, fare un digiuno interiore che si può fare tramite il silenzio. Silenzio a livello fisico, a livello emotivo, a livello mentale, a livello spirituale. Quando una persona è veramente rilassata, l'intuizione può scaturire. Quando una persona è veramente felice, piena di energia, di entusiasmo, di fuoco, l'intuizione può scaturire. Un criterio per discernere cosa è vera intuizione da intuizione adulterata è che la vera intuizione ci lascia completamente liberi. È un punto di equanimità, di dire sì, posso fare questo o no, posso fare un'altra cosa. Quando c'è troppa coercizione o pressione, questo è un segnale d'allarme, bisogna stare attenti. Probabilmente emozioni, paure, interessi personali sono entrati dentro. Però il modo più fondamentale, più profondo e più sistematico per veramente riattivare la propria intuizione e risvegliare la coscienza spirituale è la preghiera. La preghiera è la via reale, la via regia per fare questo.
Stiamo vivendo un enorme passaggio quantitativo e qualitativo che cambierà molte cose nella nostra vita e particolarmente nella nostra coscienza. Ci aspetta una prova durissima, ma dopo questa prova avremo delle opportunità fantastiche. È un po' come se aprissimo una porta verso l'inconscio, l'inferno, e verso il superconscio, il paradiso. L'essenza della crisi, delle prove che noi passeremo, ha un corpo, un'anima e uno spirito. Il corpo è crisi economica, ossia sia i governi che le compagnie che le persone dovranno adattarsi a vivere con meno soldi, lavorare di più, guadagnando di meno. A livello umano abbiamo un'esplosione di aggressività e di violenza, all'interiore di noi stessi, ma anche nel mondo, a livello verbale e a livello fisico. A livello psicospirituale, cioè a livello dello spirito, questa grande prova ci porterà in una situazione dove incontreremo sempre più matti. I matti sono semplicemente le persone che non sono più collegate con la realtà, che in altre parole reagiscono a dei fattori interni piuttosto che esterni. Paure, angosce, desideri, frustrazioni, aggressività, eccetera, piuttosto che reagire in termini della persona che gli sta davanti o della situazione che, nella quale si trova questa persona. Per capire questo enorme passaggio, in un libro che ho scritto negli Stati Uniti, Apocalypse Now, in Francia, La Voie Initiatique de l'An 2000, ho descritto 5 processi che ci permettono di capire un po' che cosa stiamo vivendo, cosa sta succedendo. Questi 5 processi sono il processo di polarizzazione. Oggi non è più possibile rimanere indifferente o non impegnarsi. Anche il far niente è già una scelta. Quindi una persona deve fare una scelta in un modo o una scelta in un altro modo. Dopo c'è la legge dell'intensificazione. Tutto diventa più forte, più intenso, sia i dolori che le gioie. Quindi bisogna stare attenti, se uno prende decisioni sbagliate e soffre, soffrirà di più. Se una persona prende decisioni giuste, avrà delle ricompense, avrà delle gioie molto più forti. Il terzo principio è il principio dell'accelerazione. Tutto arriva in un modo più rapido. Quello che richiedeva anni, mesi, settimane, oggi può succedere in giorni, ore, secondi, anche microsecondi. Tutto arriva più in fretta. È come se il ciclo causa ed effetto fra quello che noi facciamo e quello che noi la raccolta che noi otteniamo avvenisse sempre più in fretta. Il quarto grande principio è il principio dell'eterializzazione degli avvenimenti. Ossia, noi ci rendiamo conto che la realtà non è tanto una cosa materiale, fisica, come un processo psicologico, uno stato di coscienza. Quindi il punto fondamentale non è tanto possedere certe cose, quanto poter vivere attraverso certe esperienze. L'ultimo principio, forse il più importante, e l'espansione della coscienza umana. Nell'universo ci sono galassie che si allontanano le une dagli altri, c'è un'espansione dell'universo. Nel microcosmo corrisponde un'espansione della coscienza. Questa espansione della coscienza è la vera chiave per capire cosa stiamo vivendo oggi, sia nel bene che nel male, sia nelle difficoltà che nelle opportunità. Una delle caratteristiche fondamentali della nostra epoca è l'espansione della coscienza. La nostra coscienza sta salendo su piani superiori. L'espansione della coscienza comporta sempre un'espansione dell'energia. Quindi più coscienza, più vita, più energia. Questa energia ovviamente può manifestarsi in vari modi. Può manifestarsi all'interno di noi stessi o all'esterno. Introversione, extraversione. Si può manifestare in un modo creativo o distruttivo, può portare alla rigenerazione o alla degenerazione, a una vita e una coscienza più piena o alla morte e all'incoscienza.
Questa energia oggi è veramente uno dei fatti più significativi della nostra epoca. Il mondo e le persone sono proprio bombardate, bagnate in queste onde di nuove energie che fanno risalire a galla tutte le contraddizioni. Noi vediamo tutte le contraddizioni, i paradossi, le cose più belle, più brutte che oggi stanno venendo a galla. L'impatto per la nostra salute è molto chiaro. L'impatto per la nostra salute è che questa energia può rinforzare o indebolire il sistema immunitario, può darci più capacità di trovarci in condizioni o anche con malattie più nuove o più gravi e uscirne fuori, oppure può fare l'inverso, può anche portare una persona a essere in una situazione normale e non farcela più. Il punto fondamentale è la scelta. La coscienza è la scelta. Fare una scelta cosciente, responsabile, autonoma, produttiva e gioiosa. Fare la scelta giusta con l'apporto dell'intuizione e della coscienza spirituale. Con questo la vita dell'avvenire sarà favolosa. Senza di questo sarà terribile. Quindi la persona può andare al paradiso o all'inferno. Con l'espansione della coscienza e un nuovo apporto di energia, quindi innalzando le nostre vibrazioni fondamentali, a un certo punto noi entreremo nella quarta dimensione. Ci sarà proprio un'eterializzazione del nostro corpo fisico e della materia. Esistono teorie che dicono che questo avvenimento è già successo nel passato. Per esempio, per la scienza c'è un grande interrogativo: che cosa è successo con la civiltà Maya? La civiltà Maya era arrivata ad un altissimo punto di sviluppo di coscienza spirituale, di coscienza personale, poi a un certo punto scompare, non esiste più. Entra invece un'altra civiltà degli Aztechi, che erano molto più bassi. Quindi alcuni studiosi hanno fatto l'ipotesi che magari i Maya sono entrati collettivamente nella quarta dimensione, hanno eterializzato, in altre parole, il loro corpo e il loro essere per entrare in un'altra dimensione. Forse l'ascensione al cielo di Maria ha anche a che fare con questo. Non è una cosa fisica, bensì una cosa energetica e vibratoria. Innalzando le proprie vibrazioni, il proprio quoziente energetico, noi possiamo letteralmente trasformare il nostro corpo di materia in corpo di luce, entrare in una nuova dimensione. Questo sarà un avvenimento enorme e molto interessante che dovremo stare a vedere esattamente cosa succederà, come succederà. Comunque una cosa è certa, noi siamo non solo degli spettatori, ma anche degli attori in questo processo. Nei suoi scritti lei parla di remissione dei peccati di demoni esteriori ed interiori. Cosa intende? La remissione dei peccati oggi non è una parola molto popolare. Una volta era adoperata dalla religione con un certo significato che è cambiato attraverso i secoli. Il modo di riconcettualizzare questo oggi è di dire che la remissione dei peccati è semplicemente togliere la causa che ha creato una certa separazione, un certo cortocircuito che esiste fra un essere umano e la sua scintilla divina o il suo sé superiore. E può essere un pensiero, può essere un'emozione, può essere un desiderio, può essere una parola, può essere un atto, che crea una disarmonia interna, che crea un cortocircuito. La vera remissione dei peccati è rendersi conto di quello che uno ha fatto, non farlo più, perdonare a se stessi, lasciare andare il passato e andare avanti verso il futuro. Questo è un lungo processo, una persona può con la sua volontà, con le sue conoscenze, fare questo lavoro a livello intellettuale e a livello della volontà. A livello emotivo mi risulta che ci vuole proprio l'energia spirituale, la grazia, che ci permetta di lasciare andare certe cose, di perdonare a noi stessi come possiamo perdonare ad altri e di ripartire freschi e nuovi per un nuovo ciclo di attività. In quanto ai demoni, sono altrettanto interiori che esteriori.
I demoni interiori sono i pensieri, sono le emozioni, sono i desideri negativi che ritardano o bloccano l'evoluzione di un essere umano, che portano una persona non a salire verso le vette del superconscio, ma invece di scendere, di diminuire il proprio livello di essere, livello di coscienza. Sono cose che ci tolgono in un certo modo la vita, che ci tolgono l'amore e che ci tolgono la comprensione di quello che succede. Nel mondo ovviamente ci sono esseri umani che arrivano e che ci mettono alla prova. Ci sono anche esseri spirituali, esseri invisibili, che quando una persona arriva ad un certo livello di evoluzione e di coscienza, allora questi esseri diventano come dei professori che portano prove alle persone. Il punto fondamentale è di percepire un avvenimento come una prova e di resistere al negativo, così come una persona quando sa che deve fare una cosa che è buona, che è positiva, avere la forza, la perseveranza di farla. La cosa la più importante è la preghiera. Perché la preghiera? Che cosa è la preghiera? Come funziona e che cosa può fare per voi? A questo punto ci troviamo sull'atrio di un'antica chiesa in montagna. Il miglior posto per parlare della preghiera è proprio la montagna. Perché? Perché la preghiera non è una psicotecnologia per soddisfare i bisogni del nostro ego. La preghiera è un modo per elevare la nostra coscienza, per salire sulla montagna della coscienza, la sacra montagna interiore, dove tutte le teofanie e le espressioni di Dio si sono realizzate. Effettivamente la luce, il fuoco e la vita si sono sempre manifestati in cima ad una montagna. Possiamo fare un parallelo, quello che aveva fatto Roberto Assagioli, con l'alpinismo e l'alpinismo psicologico. Con l'alpinismo noi saliamo su una montagna fisica, con la preghiera, che è una forma di alpinismo psicologico, saliamo sulla montagna interiore, la sacra montagna del superconscio. La preghiera è tante cose e contiene molti paradossi. È una scienza in quanto ha principi universali, ma è anche un'arte, perché ogni persona ha il suo modo unico e particolare di esprimerla. La preghiera non si fa per far piacere a Dio. Questo è un altro mito o un errore che molte persone hanno fatto, di pensare che devono pregare per far piacere al creatore dell'universo o per adempiere a un dovere religioso. Se una persona prega, prega veramente per se stessa. Perché prega? Non prega per far piacere a Dio e non prega per ottenere quello che il suo ego vorrebbe avere. Prega invece per trasformare la propria coscienza, per elevare la propria coscienza sulla sacra montagna del superconscio, per arrivare al punto dove questa persona può armonizzare la propria coscienza e la propria volontà con la coscienza e la volontà del sé, con la coscienza e la volontà della scintilla divina in noi, con la coscienza e la volontà di Dio. Quando una persona cambia lo stato di coscienza e comincia a capire, a ricordarsi di chi è, da dove viene, dove va e che cosa è venuta a fare sulla terra,
ossia quando una persona prende coscienza della propria identità, delle origini, del suo destino e del suo dovere, dovere verso se stessa, dovere verso gli altri e dovere verso Dio. Allora quello che succede è che tutte le forze dell'inconscio, inferiore e superiore, così come tutte le forze dell'universo possono scorrere attraverso la coscienza e l'essere di questa persona, specificamente l'albero della vita e i corpi energetici, per dargli questo booster che gli permetterà di fare cose che altrimenti non potrebbe mai fare. Che cosa ci può dare la preghiera, che cosa non ci può dare? Se una persona si aspetta cose materiali dalla preghiera, potrà aspettare molto. Come avevo menzionato prima, la preghiera non è una tecnologia o una forma di magia o di scienza per ottenere quello che uno vuole. È un modo per armonizzarsi con la coscienza e la volontà di Dio, con le energie superiori. Quindi la preghiera non può darci cose fisiche, non può darci amore, salute o altre cose. Quello che invece ci può dare è un'energia particolare, l'energia del sé, l'energia della scintilla divina. Ci può dare luce, fuoco e vita. Un'energia che quando questa energia si manifesta attraverso il centro psicospirituale della testa, allora si manifesta come coscienza e conoscenza. Noi riusciamo a capire, a comprendere cose che prima non potevamo capire, non potevamo comprendere. Quando questa stessa energia si manifesta attraverso il cuore, allora si manifesta come amore, come fuoco, come desiderio, come passione, come questa energia che ci dà il coraggio e la voglia di fare cose. Quando questa stessa energia si manifesta attraverso il centro psicospirituale delle nostre due spalle, si manifesta come vitalità, come energia creatrice. Quindi la preghiera effettivamente innalza il nostro livello di coscienza, di amore e di energia creatrice. Ben poche sono le cose che noi possiamo fare senza coscienza o conoscenza, senza amore o desiderio, senza vitalità o energia creatrice. Per arrivare ad attivare la preghiera ci sono due polarità molto importanti. C'è la polarità umana e la polarità spirituale. La polarità umana è lo sforzo, la polarità spirituale è la discesa della grazia. Quindi in un certo senso con lo sforzo umano facciamo salire la nostra coscienza. L'energia spirituale scende come luce, fuoco e vita e i due si incontrano. E il punto dove i due si incontrano scaturisce la coscienza spirituale. La cosa essenziale non è quello che dice una persona, la preghiera che adopera, le parole che dice, bensì è come dice queste parole. Il come si definiva una volta la fede, ma la fede è una cosa molto più specifica, molto più tecnica, la cui definizione non si può trovare in un dizionario. Già la Bibbia una volta ci diceva chiaramente che dobbiamo adorare il Signore nostro Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente e con tutta la nostra anima. Ossia, la fede è composta da una trinità. Questa trinità coinvolge la nostra volontà come concentrazione, il nostro pensiero come meditazione e riflessione e le nostre emozioni, i nostri sentimenti come devozione. Quindi la vera chiave della preghiera è poter dare il massimo di concentrazione, il massimo di meditazione, il massimo di devozione. Veramente dare tutta la propria attenzione ed energie, tutto il proprio cuore d'amore e tutti i propri pensieri. Se poi per fissare queste tre energie noi adoperiamo un'immagine, quindi la visualizzazione, otteniamo un risultato ancora migliore. Questo è il grande segreto dello sforzo umano. Dall'altra parte esiste la grazia è l'energia spirituale che scende e l'energia spirituale scende sempre quando l'essere umano fa la propria parte. In termini di immagine io ho pensato di creare due triangoli, un triangolo ascendente che rappresenta lo sforzo umano. Un angolo del triangolo rappresenta la concentrazione o la volontà, l'altro angolo rappresenta la meditazione o il pensiero,
Nel centro del triangolo che sale in su verso l'apice abbiamo l'amore, il sentimento, l'emozione, e alla base del triangolo troviamo l'immaginazione tramite il processo di visualizzazione. Questi sono i quattro muscoli della coscienza che noi dobbiamo adoperare per mettere in moto l'intuizione, per creare questo canale che può riconnettere il campo di coscienza con il superconscio, eventualmente anche l'io umano con il sé spirituale. L'altro triangolo è un triangolo discendente. Un angolo del triangolo è composto dalla luce, un altro angolo di questo stesso triangolo è composto dalla vita, e nel centro del triangolo scende verso la punta del basso il fuoco. Quindi allo sforzo umano di concentrazione, di meditazione, di devozione, di visualizzazione corrisponde una discesa della luce, del fuoco e della vita. La visualizzazione, cioè la base superiore del triangolo, diventa visione, diventa proprio una rivelazione, un modo di contemplare delle cose, non di visualizzarle, ma di aprirsi a quello che già c'è. E il punto d'incontro fra lo sforzo umano e la grazia divina è il punto dove scaturisce l'intuizione e dove nasce la coscienza spirituale, che sta al cuore della preghiera. Un altro segreto molto importante della preghiera è che non è l'io umano che deve pregare, bensì è il sé. Già da molto tempo la teologia ci diceva che è il Cristo che deve pregare in noi, non noi. Se noi preghiamo è una cosa, ma se prega il Cristo in noi, la scintilla divina, la parte di Dio, è una cosa completamente differente. Quindi lo sforzo umano ha come scopo di mettere in moto il motorino d'accensione, mentre il vero motore della preghiera, la vera energia della preghiera, sono le energie che provengono dal sé, dalla scintilla divina. E questo è quello che spiega perché ci sono talmente tanti paradossi connessi con la preghiera. La preghiera è una funzione del nostro livello di coscienza. Quando ci innalziamo abbiamo certi risultati, quando scendiamo abbiamo risultati opposti. Un grande paradosso della preghiera è quello che molte persone pregano e non succede niente, né a livello oggettivo né a livello soggettivo. Alcune persone pregano e a livello soggettivo che cosa succede? Succede che si sentono meglio, che hanno più chiarezza mentale, che hanno più forza emotiva, più amore, e che hanno più energia creativa, quindi che esiste una trasformazione interiore del loro essere. Poche persone pregano e veri miracoli succedono nel mondo. Queste sono le preghiere dei grandi santi. Noi possiamo spiegarci questo paradosso vedendo la preghiera come una funzione del nostro livello di coscienza. Ai bassi livelli non succede niente. Agli alti livelli succedono veri miracoli. Professor De Coppens, alla vigilia del 2000 ci aspettano dunque prove difficili. Esiste sulla Terra un luogo più sicuro dove stare? Assolutamente. Gli antichi chiamavano questo luogo l'Axis Mundi, o il centro della Terra. L'Axis Mundi, il centro della Terra, è sempre il posto dove una persona si trova. In questo momento io mi trovo su un ponte e dietro a me c'è un fiume che ha piccole cascate dove si vede l'acqua che scende dalla montagna. Per me indubbiamente l'Axis Mundi, il punto il più importante della Terra, è essere su questo ponte per fare quello che sto facendo. Di correre a destra, a sinistra, in India, in Tibet, a New York, a Lourdes, eccetera, eccetera, per un lavoro spirituale veramente essenziale non è tanto importante.
quello che è veramente importante è di rendersi conto che là dove una persona è il centro del mondo, perché Dio è sempre con questa persona là dove si trova ed è lì che si deve svolgere la grande opera, il lavoro che sta facendo. E per finire non resta altro che chiederle chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Questa è la prima e l'ultima domanda, la domanda fondamentale, la domanda che tocca quello che noi chiamiamo oggi il problema dell'identità, il problema delle origini, il problema del destino e il problema del dovere. Gli anziani, i saggi greci, lo chiamavano l'enigma della Sfinge. Era sempre la prima e l'ultima domanda. Noi veniamo dalle stelle, dal cielo, per tornare al cielo. Però su questa terra abbiamo un compito molto importante da svolgere. Questo compito è di scoprire chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo e che cosa siamo venuti a fare in questo mondo. In questo mondo cosa siamo venuti a fare è di attualizzare il nostro potenziale. Siamo venuti a diventare un po' più di quello che noi eravamo prima di arrivare qua, di sviluppare, di attualizzare tutto il nostro potenziale, le nostre facoltà, le nostre abilità, le più grandi, le più alte, le più belle. Ecco che cosa siamo venuti a fare in questo mondo. Tutti noi abbiamo un destino meraviglioso. Sta a noi a decidere a che velocità vogliamo realizzarlo e in che modo. Io sono sicuro che la più bella avventura è l'avventura della vita e che nella vita, dove ci sono molte avventure, la più grande avventura è l'avventura spirituale, perché solo quando una persona sviluppa e attiva la sua coscienza spirituale che può finalmente dare una risposta a questa prima ed ultima domanda.